Ciao a tutti! Stasera vi voglio parlare di un esperimento divertentissimo e molto istruttivo da fare insieme ai vostri figli. Vi parlerò delle carrucole fisse e mobili, ovvero sia del paranco. Però dovremo verificare qual è l'effettivo vantaggio meccanico che si ottiene nell'utilizzare un sistema di carrucole per sollevare dei pesi. Scopriamolo insieme! Dunque, per prima cosa ho scelto un peso da sollevare che fosse molto evidente. È un parallelepipedo di legno che andremo a vedere con precisione quanto pesa. Questo sarà importante. Dunque, il nostro bel parallelepipedone di legno pesa 3,8 kg. Utilizzeremo anche un dinamometro, una corda con un moschettone. E questo telaio che ho costruito, dove ci sono appese tre pulegge e dove ci sono dei sistemi di ancoraggio che vedremo dopo a che cosa servono. Andiamo avanti. Dunque, per prima cosa io decido di verificare quant'è il peso che riesco a sollevare con l'aiuto di una carrucola fissa. Per fare questo io utilizzo la bilancia per scoprire esattamente qual è il peso. Una volta che faccio passare il cavo, accendo ovviamente la bilancia e solleviamo il nostro carico. Una volta sollevato il nostro carico, lo lasciamo in sospensione e verifichiamo quant'è il peso. In teoria il vantaggio meccanico sarebbe nullo, cioè sarebbe uguale ad 1, quindi dovremmo trovare i nostri 3,8 kg. In realtà il vantaggio è sempre leggermente maggiore di 1 per i motivi che non stiamo ragionando a livello teorico. Andiamo a questo punto a verificare che cosa succederà utilizzando le pulegge mobili. Andiamo quindi adesso a smontare il nostro sistema e colleghiamolo in maniera differente alla nostra carrucola fissa. Aggiungeremo una carrucola mobile che si solleva con il peso che intendiamo sollevare. A questo punto, se noi la rifacciamo passare dalla nostra bilancia, tentiamo il sollevamento. Già tirando su a mano il peso sentiamo che è molto più leggero. Andiamo a fissare la corda e proviamo a vedere quanto pesa adesso. Come vedete, il peso è sceso a 1,7 kg. In realtà il peso dovrebbe essere circa la metà. In questo caso il vantaggio è maggiore di 1 perché abbiamo detto che già con una carrucola fissa il vantaggio meccanico è leggermente maggiore di 1. Con due carrucole fisse a maggior ragione ancora più grande di 1 e in più abbiamo una carrucola mobile che dimezza il peso, che a questo punto infatti è diventato di 1,7 kg. Vogliamo provare ad aggiungere la terza carrucola e quindi la seconda carrucola mobile per vedere cosa succede? Vediamo. Bene, quindi non facciamo altro che smontare nuovamente il nostro peso. Passiamo dalla seconda carrucola mobile, torniamo su in quella fissa e a questo punto non dobbiamo fare altro che tirare su. E a questa volta è veramente molto più leggero. Abbiamo guadagnato in termini di vantaggio meccanico, abbiamo guadagnato il doppio. In questo caso il vantaggio meccanico è addirittura 4. Qual è il problema? Abbiamo perso nel vantaggio di velocità. Non a caso, per tirarlo su è molto più lento o comunque dobbiamo tirarlo su più veloce per rimanere negli stessi tempi. Ma quanto pesa adesso il nostro blocco di legno? Come potete vedere, adesso il peso addirittura è sceso a 745 grammi. Questo vuol dire che il peso iniziale di 3,8 kg si dovrebbe essere diviso per 4.
impossibile avere una divisione perfetta perché comunque le carrucole mobili dividono per due il peso o comunque raddoppiano il vantaggio meccanico in condizioni teoriche. Noi ovviamente avendo addirittura tre carrucole fisse che di per sé danno un vantaggio meccanico uguale a 1, no? Lo danno leggermente superiore, quindi le tre carrucole fisse contribuiscono ad aumentare leggermente il vantaggio meccanico che viene moltiplicato per 4 dalle due carrucole mobili. In questa maniera, infatti, abbiamo un vantaggio meccanico pari a un numero superiore a 4 e quindi abbiamo 745 grammi. Questo è un sistema comunemente molto usato, non a caso un sistema di carrucole mobili assieme alle carrucole fisse viene definito paranco. Ed è proprio questa, la tecnica utilizzata per sollevare grossi pesi con le gru o con altri sistemi di sollevamento. È ovviamente lo stesso sistema che può essere utilizzato anche, in casa o per dei lavori o per altre necessità. Come vedete è molto semplice realizzarlo e costruirlo per fare un esperimento insieme ai vostri figli e per verificare sul campo, leggi della fisica come quelle appunto delle macchine semplici. È molto divertente. In questo caso abbiamo abbinato la leva di primo livello rappresentata dalla carrucola fissa con la leva di secondo livello che è rappresentato dalla carrucola mobile. E spero vi sia stato utile. Iscrivetevi al canale per ricevere notifiche di altri video che pubblicheremo presto e mettete un mi piace se il video vi è piaciuto. Grazie e ciao!